Carlotta Bellucci, ho 31 anni e sono mamma di due bambini, un bimbo di 3 mesi, Giacomo, e un bimbo di 3 anni, Leonardo. Sposata da 3 anni e sono imprenditrice della mia azienda di moda e-commerce Opera by Carlotta Bellucci. E oltre a questo sono anche insegnante di danza e danzatrice contemporanea professionista. Benvenuti a questa nuova intervista della rubrica Donne al Comando, che Dire Donne sta dedicando alle donne imprenditrici e alle donne in carriera. Nei nostri studi Carlotta Bellucci, le diamo il benvenuto e con Carlotta proveremo a conoscere da vicino innanzitutto il business che porta avanti, anche se nella sua presentazione Carlotta ci ha già detto tante altre cose interessanti della sua vita privata e anche del mondo artistico, visto che è insegnante e danzatrice. Carlotta, può ripetere il nome della sua azienda e qual è il business che porta avanti, da quanto tempo lo porta avanti? Allora, è Opera by Carlotta Bellucci, nato nel 2018, e è un brand di moda, di abbigliamento esclusivamente per donna, e ci sono anche delle capsule collection dedicate al mondo mamma e figlia e il mondo premaman, quindi della maternità, e ho colto l'occasione durante la gravidanza e si può acquistare prettamente online. Ecco, Carlotta, che studi e che preparazione ha fatto per arrivare anche alla scelta di un'attività imprenditoriale autonoma? Allora, ho iniziato i miei studi di grafica pubblicitaria alle scuole superiori, dopodiché mi sono laureata in industrial design e specializzata poi in fashion design. Poi la mia esperienza mi ha portato a Londra a lavorare come stilista e come danzatrice, e da lì a Parigi, che è la Ville Lumière, e anche lì ho lavorato sia come stilista che come danzatrice. E questi sono stati i miei studi, ovviamente parallelamente agli studi di danza accademici. Ecco, nella sua vita professionale Carlotta si coglie da subito una fusione, direi, tra la sua dimensione privata di mamma, la sua preparazione professionale e anche il mondo della danza, quindi questo è veramente un tratto che la caratterizza. Ecco, io le vorrei chiedere innanzitutto se secondo lei, proprio nell'esperienza che sta portando avanti l'imprenditrice, a suo avviso un'azienda a guida femminile ha delle caratteristiche diverse o delle criticità in più rispetto ad un'azienda a guida maschile? Allora dipende chi c'è alla guida maschile, dipende chi c'è ovviamente alla guida femminile. La cosa che è importante è appunto la preparazione che c'è dietro. E secondo lei, di fronte ad una criticità, insomma veniamo da anni di crisi, no? Economica molto forte, una donna ha delle capacità di risoluzione della crisi diverse o migliori di quelle di un uomo? Io penso di sì. Perché? Ma perché, vabbè, si sa che la donna è multitasking e poi ci sono sempre le eccezioni negli uomini, però siamo un po' più portate a risolvere problematiche. L'uomo ne risolve una alla volta. Noi donne tendiamo a essere un po' più pratiche. Lei questo lo vive ogni giorno, immagino. Sì, ogni giorno. Che ha tante vite in una parallele. Sola. Ora ne parleremo sicuramente, perché un grande tema, lo voglio dire da subito, che affrontiamo sempre in questa rubrica è quello della conciliazione o difficoltà di conciliazione tra vita privata e professionale, che colpisce, riguarda le donne a tutti i livelli, quale che sia il loro lavoro. E vorrei prima però chiederle se come donna nella sua vita professionale, quindi anche nella competizione con altre aziende o con chi lavora per lei, lei ha pagato il prezzo di essere donna con difficoltà in più, discriminazioni o addirittura molestie, se vuole parlarne? E mi è capitato quando ero un po' più piccola, ma nell'ambito della danza. Alcune discriminazioni possono succedere.
Non so se siano legate al fattore donna, però è ovvio che la donna viene un po' più colpita da questo punto di vista. Parlo della donna danzatrice. Donna danzatrice, discriminata rispetto agli uomini? Sì, può, sì, diciamo di sì. E come le ha superate questi tentativi di discriminazione? Determinazione. È È la andata parola avanti? chiave, sì, Non si è lasciata assolutamente. intimidire? No. Ecco, parliamo della conciliazione. Lei è mamma di due figli piccoli, uno piccolissimo di 3 mesi che vorrei dire e voglio dirlo, ci fa compagnia in questo studio. Voi non lo vedete perché non riprendiamo i minori nelle braccia del suo papà e siamo molto molto felici di questa situazione che Carlotta ha portato nei nostri studi perché questa è la prova vera della conciliazione possibile. Io le chiedo come gestisce i suoi figli. Immagino con l'aiuto di suo marito che è qui e ha tra le braccia il piccolo, ma forse non basta. Quindi, No. quali strumenti ha per conciliare la sua vita di mamma e di E imprenditrice? allora i nonni, motivo per il quale dalla Francia siamo tornati in Italia, perché ovviamente, ovvio che gli aiuti in Francia sono diversi rispetto a qui, Migliori? molto. Credo sia il primo paese in Europa Tipo, che... ce ne può raccontare Ma qualche uno, Carlotta? esistono delle case, famiglia, quindi se il nido non riesce ad ospitare, a parte che i posti al nido sono tantissimi e non ci sono questi costi elevati, di asili nido. In più, ci sono queste case, diciamo, famiglia di queste persone preparate che possono accogliere dai 3 a un massimo 5 bambini dai 3 mesi in poi, e, le tate che vengono a casa o le babysitter che se li portano a casa, quindi comunque danno anche dei soldi al mese. Adesso lo stanno facendo anche qua in Italia. Ho preso questo bonus mamma, nonostante sia imprenditrice, riesco a prendere anche mensilmente un piccolo aiuto per entrambi i figli, però è ovvio che in Francia danno a livello economico molto più aiuto e anche molto più supporto alle famiglie, indipendentemente, quindi non c'è discriminazione sul fatto se si lavora o non si lavora e sul tipo di stipendio che si va, quindi sul reddito, quindi non si va a vedere solo il reddito come qua. Ecco, Carlotta, mi dà insomma questa spiegazione che lei ci fa, mi permette proprio di puntualizzare un aspetto. Si pensa sempre al tema dell'occupazione e disoccupazione, che è certamente un tema importante, ma se una donna lavora, a quella donna dobbiamo garantire il diritto di poter fare la stessa carriera di un uomo. C'è Esatto. un diritto a fare carriera e finché le pari opportunità non sono pari, le donne al comando, non a caso questa rubrica si chiama Donne al comando, non ci andranno mai. Esatto. Quindi in Italia invece di quali aiuti si avvale? Questi bonus di cui ci ha Sì, il parlato, i bonus nonni? bebè, i nonni e l'asilo nido per il grande, il piccolo ancora no, e quindi E il bisogna... papà? Il papà ovviamente, vabbè, il primo posto, come abbiamo detto Vi prima. dividete equamente le incombenze domestiche, Sì, familiari? non ce le dividiamo, è una cosa che viene naturale. Quindi sono, diciamo, sono fortunata, devo dire fortunata. Parliamo di fortuna, ma non lo so, forse in realtà quello che la donna fa per casa non è che lo deve fare per l'uomo, è anche l'uomo che lo fa per se stesso. Concludiamo sempre queste interviste lanciando un messaggio di incoraggiamento a quelle giovani donne che la stanno ascoltando. In questo caso vorrei dire magari ad una giovane donna che vuole fare l'imprenditrice nel settore della moda, ma magari anche a una danzatrice che sogna di diventare una prima ballerina o un'insegnante di successo. Un messaggio di incoraggiamento per queste ragazze. Cosa devono fare per prepararsi al meglio? Cosa non devono fare? Allora, diciamo che è difficile. È difficile, è dura. Il segreto è appunto la determinazione, come dicevo prima, e di non mollare mai. Difficoltà se ne trovano ogni giorno, in qualsiasi ambito, che sia appunto la danza, la moda o qualsiasi altra cosa volete intraprendere. Non fatevi intimidire e accettate l'aiuto di chi vi vuole bene, di chi vi sta vicino. Non pensate di voler fare sempre tutto da sole perché non siamo delle Wonder Woman e questo me lo ripeto continuamente. E mi raccomando di non mollare, assolutamente mai. Bene, grazie per essere stata nei Grazie a te. nostri studi e per aver condiviso questa bellissima esperienza di imprenditrice, di donna, di moglie, di mamma, veramente di tutto. Grazie. Grazie Vi do mille. appuntamento alla prossima intervista.